Abbiamo finito di decidere che cosa utilizziamo per il disco. Siccome poi ci sono un sacco di persone che me lo chiedono, finalmente lo vediamo. Uso questa azzurra, KT88 stereo, per cui diciamo che è sicuramente una testata un po' particolare, un po' aggressiva, anche se comunque è vecchia, comunque ha sempre un suono molto potente, molto tagliente. La utilizziamo adesso in questo esempio, ti faccio sentire un pezzo banalissimo, comunque sempre di grande impatto, un pezzo di Guns N' Roses, e la facciamo passare attraverso semplicemente un light chorus dell'Eventide, e ovviamente dentro all'interno di questo rack, ma in questo momento non passa niente all'interno che non sia semplicemente questa drop top e questa KT88, e sentiamo come lavora.
per quanto Soldano sia più cattivo, in realtà è più rotondo, sia sui clean che sui distorti, credimi. Questa invece la teniamo sugli 84 invece che sulle 6V6 perché c'è l'opzione doppia. Un PCM70 aperto. Su un suono così con un detuner.